Ciao Claudio! Ciao Minu! Sai, ho fatto un bellissimo disegno, ho usato i tuoi pastelli. Ho fatto un disegno, però non te lo posso far vedere perché è un segreto, l'ho fatto come messaggio segreto per la Pimpa. E sai, Pimpa ieri mi ha dato appuntamento per questa mattina per giocare insieme a fare un bellissimo puzzle. Beh, Minù, io sono contento che te hai fatto questo bel disegno, però scusa, guarda un po' lì. Ah sì, sono i tuoi pastelli. Eh sì, però i miei pastelli, quando te li ho imprestati, erano nella scatola. Sì, vabbè, però dai, sì, posso lasciarli anche lì posati sul tavolo. No, Minù, io adesso devo lavorare per la scuola a distanza, ho bisogno del tavolo. Sì, però sai, io adesso voglio tanto fare quel puzzle. Magari dopo li metto in ordine. Minù, Minù. Non ho proprio voglia adesso, è una cosa noiosa. Mettere a posto non mi piace, non mi piace, non mi piace. Ciao Claudio, ma come mai Minù è così triste e non mi vuole neanche parlare? Eh beh, Pimpa, perché io sto cercando di insistere perché lui metta a posto i colori che ha usato, per una cosa che non ti posso dire, però insomma. Però si rifiuta di metterli in ordine perché sa che ha l'appuntamento con te per fare il puzzle. Eh sì, venivo proprio a cercarlo perché c'è questo bellissimo puzzle. Ma lui proprio non ha nessuna intenzione di mettere a posto, pensa che sia una cosa così terribile, faticosa e noiosa. Ah, vabbè, lui non avrebbe messo a posto i colori, ma tu hai guardato dall'altra parte, Claudio? Guarda un po' di là. Accipicchia, Pimpa. Eh sì, ho lasciato anch'io in disordine i pennelli. Sì, vabbè, però io i pennelli dopo li metto a posto. Claudio, Pimpa, hai ragione, devo dare il buon esempio, sono grande, devo dare il buonissimo esempio. Vedrò di metterli a posto anch'io, però in effetti è una cosa così noiosa. Ma no, ma no, ma no, ma no, Claudio, Minù. Basta, invece di pensarla una cosa noiosa e faticosa, basta usare il pensiero differente. Pensiatela differente. Ma come pensarla differente? È comunque una cosa che devo fare, non mi piace. Ma no! Guarda, in fondo, mettere in ordine i colori nella scatola è come fare un puzzle. Fare un puzzle è mettere a posto tutti i pezzettini nell'ordine giusto e si ricostituisce una bella figura. Senti, facciamo così. Ti aiuto io. Dai, portiamoli di là. Vabbè, se mi aiuti te, andiamo. Vedrai che alla fine sarà divertente. Miau, 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 portiamoli di là, portiamoli di là. Eh sì, ho fatto proprio un bel pasticcio con i miei pennelli, sono tutti lì un mucchio. Ho finito di dipingere e adesso sono lì. Sì, però vediamo, anch'io potrei usare un pensiero diverso. Invece di pensarli dei pennelli, solo degli oggetti così da rimettere a posto, comincio a pensare che in effetti questi pennelli sono un po' dei miei amici, perché con loro passo dei bellissimi momenti insieme e li trascuro un po' magari dopo, come in questo momento. E oltre a pensare che sono miei amici, credo proprio che siano una vera e propria famiglia. Ecco, questo ad esempio è il papà, si chiama Nello Pennello. Lui è uno scienziato, dipinge illustrazioni sui libri di scienze. Sua moglie è lei, è Gabriella Pennella. Dipinge fumetti, ma lei dice adesso non si dice più fumetti, si dice graphic novel. E lei, per sentirsi più moderna, si è fatta anche la tinta verde per la festa irlandese.
Questa è Donatella Pennella. Vedete, si è messa questa protezione, ma non perché sia malata o abbia paura del virus, ma in realtà è perché si è fatta un super shampoo e non vuole rovinarsi la pettinatura. Perché domani mattina fa una videotelefonata con il suo fidanzato. E pensare che lui è uno che non si cura molto, ha i capelli dritti. Dritti come una spazzola, e infatti gli amici lo chiamano Spazzolino. Dopo Donatella viene Antonello Pennello, suo fratello, e lui adesso che deve stare a casa dipinge in continuazione giocatori di basket, perché è il suo sport preferito. Ecco, questa invece è Lella Pennella. Lei anche è una sportiva come suo fratello, ma lei gioca a pallavolo. Quando può, fa le videoconferenze con la sua squadra. Si vogliono moltissimo bene e si raccontano tutto. Ecco, questo qui invece è Marcello Pennello. A lui piace l'informatica e quando scrive un programma in codice è difficile staccarlo dal suo tablet. Dice che sta facendo una app per mettere in rete i dipinti. Ecco, questa qui invece è Gisella Pennella. In questo periodo scrive il suo diario e per ogni pagina dipinge quello che pensa e come vorrebbe il mondo. Questo è Brunello Pennello. A lui piace giocare con i Lego, come voi. Ogni volta che costruisce una bella cosa, prima di smontarla, la dipinge per ricordarsela. Guardate un po' oggi che bella casetta che ha fatto. E questi quattro sono i quattro gemellini pennellini. Anche loro hanno i nomi, ma sono sempre insieme e si assomigliano così tanto che tutti li chiamano i gemellini. Sono simpatici a tutti, ma fanno un po' disperare, lasciano macchie di colore in tutta la casa. Si può dire che ne combinano di tutti i colori. Alla fine della giornata, dopo una lunga giornata piena di colori, vanno tutti a lavarsi e poi vanno a dormire nel loro lettone. Dormono tutti in un lettone unico, grande, dove stanno però stretti stretti, ma loro sono contenti. I primi a andare a dormire sono i gemellini pennellini. Poi arriva Brunello, che ogni tanto si dimentica di lavarsi i denti. E dopo Brunello anche Gisella. Poi Marcello. Poi Lella e Antonello. Poi Donatella, che ci ha messo un po' di più degli altri perché si è soffermata a pettinarsi. E poi la mamma, mamma Gabriella, e babbo Nello Pennello. Oh, ecco! I miei pennelli adesso sono tutti in ordine, ma non sono neanche più solo pennelli, sono i miei amici e guardate che bella famiglia. Sono proprio contento che adesso sono tutti qui, tranquilli, a farsi il loro sano sonno fino alla prossima volta che dipingeremo qualcosa insieme. Maramau, maramau, fanno amici in coro, maramau. Oh, ciao Claudio! Ma Minù, allora, com'è andata? Siete riusciti a mettere in ordine i miei pastelli? Miau! Sì, è stato bellissimo grazie alla Pimpa che ci ha fatto scoprire questo pensiero differente che possiamo avere. Perché sì, lo sai che è stato bello, forse ancora più di fare un puzzle. E anzi, adesso vado a prendere la Pimpa e i colori così ti faccio vedere come li abbiamo messi bene. Maramau, maramau. Eccoli qua! Ma è meraviglioso quello che avete fatto! Eh sì, Claudio, perché abbiamo scoperto che non solo
potevamo metterli nella scatola uno a fianco all'altro, ma potevamo anche metterli in scala di colore. È venuta una cosa ancora più bella dell'arcobaleno. Pimpa, sì, devo ringraziarti perché anch'io ho usato il pensiero differente. E quindi i tuoi pennelli? I miei pennelli adesso sono tutti a dormire nel lettone insieme, ma questa è una storia che ti racconterò poi, quando andiamo a dormire. Ciao ciao, diamo l'arrivederci? C'è una cosa che ti devi ricordare. Già quella cosa, sì, adesso lo dico. Sì, grazie Pimpa che me l'hai ricordato. Nel video precedente, che era la videolettera ai miei alunni, ho commesso un piccolo errore nei ringraziamenti. Era un ringraziamento per Laura Scarpa, che io ripeto adesso, per quel bellissimo acquarello che mi ha concesso di utilizzare nella videolettera, e ho sbagliato a scrivere il nome della sua casa editrice, che si scrive invece così, Comic Out. E ci tengo a farvelo vedere perché potete trovare dei corsi di fumetto, e proprio in questo periodo c'è un corso gratuito per bambini di fumetto per bambini e ragazzi. Quindi se avete questo desiderio, potete andare a cercare questi videocorsi che in questo momento sono dedicati a voi. Io approfitto anche, per chi non avesse visto il video precedente, di mostrarvi di nuovo questo acquarello dedicato a questo periodo proprio degli alunni delle scuole che devono stare a casa e magari guardare solo dalla finestra. Ciao a tutti.